Ciao a tutti, io mi chiamo Alessandro Vitale, e sono uno dei founder di Conversate, sono un imprenditore seriale in ambito artificial intelligence e questa è la seconda startup che faccio e si occupa di natural language understanding, quindi di fare capire ai bot quello che scrivono gli utenti. E io vi spiegherò un po' come funziona e poi vi farò vedere una demo di come si insegna a questi piattaforme a capire gli utenti. Velocemente, come funziona un bot? Questo l'ho già presentato a settembre. Il concetto è che la parte di understanding, di comprensione del bot, funziona bene con algoritmi. Tutta l'altra parte, quella che gestisce il dialogo, quindi decide cosa fare dopo. Se volete fare delle cose più complesse, di una FAQ che risponde a domanda da risposta, ma gestire tutto un processo, a questo punto dovete implementare una gestione di dialogo che poi eventualmente parla con altri servizi che possono essere CRM, database, e generare una risposta contestuale. Questa parte funziona bene in machine learning, le altre parti purtroppo ancora anche a livello di ricerca non funzionano. Microsoft ha comprato 2 settimane fa una società che si chiama Maluba, che si occupa di fare reinforcement learning sul dialogue management, e sono un gruppo di ricercatori che stanno provando a fare dei paper, ma anche loro non hanno niente ricerca che funzioni. Quindi tipicamente, se si vuole fare un bot di alta qualità che dia un'impressione all'utente di essere libero, di potersi muovere, di poter generare l'esperienza che ci si aspetta, si usa machine learning per capirlo. E poi si creano delle applicazioni, tipicamente sono degli automi a stati finiti, che in base allo stato della conversazione, a quello che ha detto prima l'utente, a quello che viene capito, decide cosa fare dopo, di modo da lasciare libero l'utente di muoversi nella conversazione. Questo è un esempio di Lloyd Digital, è uno dei partner che sta usando la private beta della piattaforma, e a dicembre ha mostrato un chatbot per customer care nelle assicurazioni. L'utente può dire quali prodotti gli interessano, rispondere a domande contestuali, e qua c'è la struttura di come funziona il bot. Sulla base dell'input, gli algoritmi capiscono e estraggono il vita e intenti da quello che ha detto l'utente, viene aggiornato lo stato della conversazione e gli si risponde con un'azione. Tutta questa parte qua è fatta da algoritmi, questa parte qua invece è codice generato dal progetto per progetto. Appunto, il Natural Language Understanding quello che fa, prende testo libero e lo converte in testo strutturato. In particolare, il testo viene classificato con un intent, l'intento dell'utente, quindi si dice voglio andare, mi serve una camera a Londra, l'intento sarà ricerca hotel. E poi vengono estratte tutte le entità, in questo caso le entità trovate sono next weekend, quindi inizio e fine del periodo, prezzo massimo e currency, e moneta. Tutte queste poi possono essere utilizzate per far andare avanti nella logica. Come si fa per insegnare al bot? Gli si danno degli esempi. Quindi gli si dice, quando l'utente dice want to go to Miami, vuol dire che vuole viaggiare a Miami. E Miami, estraimilo come destination. Quindi, quando voi sviluppate un bot, la prima cosa che fate è generate dei dati, i dati in pasto agli algoritmi, gli algoritmi apprendono e la volta dopo che vedono dei dati, vi danno un titolo alla risposta. La forza degli algoritmi sta nel generalizzare, quindi non devono vedere esattamente l'esempio che gli avete dato, ma se trovano delle cose simili, si comportano a modo. E il grosso progresso che c'è stato negli ultimi anni è stato, appunto usando questi algoritmi, è sufficiente dare alcuni esempi e poi gli algoritmi riescono a comportarsi bene in tante situazioni. Fino a pochi anni fa tutto questo veniva fatto tramite regole, quindi ci volevano spesso dei linguisti o degli esperti, scrivessero un sacco di regole per riuscire a estrarre tutte le informazioni. Ogni volta che c'era un'informazione nuova bisognava generare delle nuove regole che non andassero in contraddizione con le precedenti. Invece adesso, se vengono fuori delle cose che non sono previste, è sufficiente aggiungere nuovi esempi, l'algoritmo apprende ed è molto veloce il ciclo per migliorare.
vi sono diversi servizi sul mercato, in generale i pro è che sono gratuiti e hanno delle interfacce grafiche, anche se questo può essere un pro o un contro, dopo lo vedremo. In generale tutti questi hanno degli algoritmi abbastanza semplici, si vede dalla velocità con cui vengono trainati, con cui fanno il training dopo che ricevono gli esempi, hanno cattive performance in quello che non sia l'inglese, e garantiscono service level agreement, danno dei limiti, prendono la proprietà dei dati che gli mandate e non sono compliant con la privacy della comunità europea e non danno supporto. Noi abbiamo creato la piattaforma per rispondere a tutto quello che a destra non c'era sul mercato. Quanti di voi hanno provato a usare una di quelle piattaforme? 10 secondi forse. Ok, una metà. Questa è l'UIS di Microsoft, sono più o meno tutte simili. Per darvi un'idea, per creare degli esempi, bisogna scrivere una frase, questo è l'intent book flight, si dà un esempio, si fa un click, poi vado un po' avanti, dopo un po' si aggiunge un'entità, poi quello che si fa, bisogna andare a cliccare e evidenziare quello che è l'entità che si voleva estrarre, con una pennina selezionarla e poi mandare l'esempio. Quindi un processo piuttosto lungo. Lo si istruisce così fondamentalmente. Lo si istruisce così, dandogli degli esempi. Con questo processo si fa sì che non si riescano a dare tanti esempi, perché è molto laborioso e molto lungo. Quindi anche gli algoritmi strutturati dietro sono piuttosto semplici, perché devono lavorare bene avendo meno esempi. Noi invece abbiamo preso un approccio diverso per fare training, che vi mostrerò adesso, per cui si riesce più facilmente a generare tanti esempi e quindi dietro si riescono a usare algoritmi più potenti. Facendo una cosa simile di ricerca a voli, questa è la piattaforma. Creiamo un progetto in inglese. A questo punto creiamo l'entità destinazione e gli diamo qualche esempio, li copio per velocità, quindi gli abbiamo dato 4 esempi di città. A questo punto quello che abbiamo sviluppato è un linguaggio molto semplice per creare molti esempi. Diciamo che vogliamo fare un ringraziamento, thanking. Thank you. In questo caso, agli algoritmi andranno questo esempio con intent thanking. Si possono usare le pipe per generare alternative. Quindi io posso scrivere thanks. Very much. E così si creano sempre più esempi sulla stessa riga e mettendo varianti si riesce a creare un grosso numero di esempi. Avevamo l'entità destination creata prima, se vedete qua con le parentesi graffe ce la portiamo dentro e fatto così, in automatico, si generano tanti esempi già classificati che insegneranno al bot a estrarre come destinazione una città. A questo punto si fa il training e otteniamo già un API che possiamo usare, a cui possiamo mandare del testo e ci ritornerà indietro
qualcosa di strutturato. Gli abbiamo dato thank you, se scriviamo thank you, lui ce lo classifica come thanking con un livello di confidenza e non estrae entities perché non ce ne sono in questa frase. Se scriviamo thanks, che è qualcosa che non ha visto, ce lo classifica comunque giusto con un livello di confidenza più basso. Come esempio gli avevamo detto I would like to fly to, diciamo I want to fly to Chicago. Lui ce lo classifica come ricerca volo e ci estrae Chicago come destinazione. E in più, siccome gli avevamo dato nella lista, ci dice anche un full match nella lista e ci dà il valore. Se gli diamo, c'era Las Vegas, okay. Se gli diamo solo Vegas, se gli diamo Vegas, ha un partial match perché non ha tutto lo stesso nome. C'era San Francisco e San Antonio. In questo caso gli ritorna entrambi, ma se scriviamo una cosa che non c'era nella lista, tipo NY, lui comunque dal contesto lo classifica bene. Gli dice non ce l'ho perché non ho nella lista, però lo ritorna qua in original text e quindi può essere usato all'interno di altri servizi. In che senso? Immagina che tu sei una società che Skyscanner o Expedia. Probabilmente dietro hanno tutta una serie di servizi che disambiguano questi tipi di scritture con delle città, perché li usi nei motori di ricerca, per esempio. Okay. Quindi puoi gestirli. E allo stesso tempo stiamo rilasciando anche degli analytics che fanno emergere tutte le volte che l'utente scrive qualcosa con bassa confidenza o non previsto, di modo che il trainer del bot possa vederli e farli rientrare, di modo che apprendano e migliorino per la volta successiva. Indicato ogni volta perché è un nome eccellente. Sì, più i livelli di confidenza bassi, più ogni tanto loro trovano dei pezzi di frase che gli sembrano strani e quindi li fanno notare, di modo da andare a vedere solamente quello, non dover vedere tutti i log, ma su quelli poi l'operatore va a decidere se è una cosa da gestire o meno. La cosa, quello che vi ho mostrato, tutto questo, in realtà non è altro che file di testo. Quindi, in realtà, questa interfaccia è comoda, sto vedendo, per iniziare a imparare. Però tutto può essere gestito con un file di testo, in questo caso le destinazioni, un file di testo con le righe, e poi con l'SDK, con questo codice, si fa automaticamente il training. Quindi quello che succede è che una persona lavora su questi file, li versiona e li gestisce come preferisce. E tutto quello che genera va a valore per i progetti successivi, perché ogni volta che parte un progetto è sufficiente copiare le righe di testo comuni ed è già pronto per il progetto successivo. In più anche noi per tutte le cose standard rilasceremo delle righe, per cui per tutti gli intent più comuni per partire si avrà già disponibile una base. Per finire, in produzione è molto importante, da un lato, in anticipo pensare al quality assurance, perché tutto quello che farete con questi strumenti capirà tutto quello che gli avrete insegnato. Quindi, prima di andare in produzione, c'è sempre una fase in cui si fa provare a tutta una serie di utenti simili a quelli che poi saranno gli utenti finali, che non sono stati coinvolti nel progetto, di modo che possano provarlo, romperlo, e da lì migliorare. E lo stesso nei primi giorni di rilascio, fino a che il sistema non diventa robusto. Ed è importante avere degli analytics e fare un versioning dei modelli per riuscire a gestire le varie release, e in più anche un concetto di regression testing. Perché quando ogni volta che fate il training, aggiungendo esempi a un algoritmo, non è scontato che tutto quello che capiva prima lo capisca ancora. Quindi ci vogliono anche dei sistemi che vi garantiscano che tutto quello che prima era compreso correttamente, anche nella nuova release aggiornata, continuano a essere comprese. Quindi sono cose che noi renderemo disponibili in automatico, però se
Infatti i vostri progetti è importante che li mettiate in piedi. E avviare un ciclo molto veloce per capire quello che dice l'utente, per trovare quello che non capiscono gli algoritmi o quello che non viene gestito. Perché se fate un chat with travel e l'utente chiede come sarà il tempo a Londra, potete, probabilmente non l'avete previsto all'inizio, potete decidere di dirgli, invece che non ho capito, questa informazione non la forniamo. E quindi individuare velocemente, gestire velocemente, migliorare gli algoritmi e rilasciare. Per chiudere, ci sarà una conferenza di Artificial Intelligence a febbraio a Milano. Io sarò uno dei relatori. Se vi interessa andare, ho uno sconto del 30% come relatore, mandatemi una mail e ve lo faccio vedere. Grazie. Domande adesso? Posso iniziare io? Un esempio in italiano? Esatto. Un esempio in italiano... No, allora, magari non c'è il pronto, però comunque sì. Il chatbot, questo di Deloitte è in italiano. Ok. Sì, noi supportiamo italiano e inglese. Ci sono alcune piattaforme, per esempio, Wiz.ai supporta 50 lingue, però il feedback tipico è che a parte l'inglese le altre funzionano molto peggio. Quindi la nostra scelta è di supportare poche lingue, ma tutte di alta qualità, e man mano che aggiungiamo lingue saranno tutte di primo livello. API? API, sì. Monosillabica. Domanda secca. API. Parametri, chiamata REST, contesto e token, e ti ritorna il JSON. Quindi voi fornite il servizio? Sì. Ok. Costi? API, servizio, costi. In questo momento dipende dal progetto, non abbiamo ancora un pricing definito. Basta. Mi sembra che sia un po' svisciato tutto qua. No, è una domanda. L'abbiamo risolto. Okay. Cosa cambia il supporto di una lingua o di un'altra nel modo in cui sviluppate il sistema? Allora, ci sono degli aspetti di comprensione generale. Allora, per comprendere una lingua, cioè per poter generalizzare, devi avere una comprensione base della lingua. Per capire che un volo, un aereo sono concetti simili, di avere un concetto di base su quella lingua, e questa è lingua per lingua. Quindi sinonimi fondamentalmente. Sono sinonimi o concetti semantici, sì, ma anche modi diversi di dire la stessa cosa. Quindi, poi c'è tutto un tema di, per esempio, il tedesco ha delle parole che in realtà sono un'unione di tante altre parole, quindi anche come gestire diversamente la morfologia delle lingue, e poi c'è anche tutto un tema dei parser, con le date, e quali sono specifici in quella lingua. Una domanda là? Sì. L'esempio di prima, dove non matchava l'intento, se voglio andare a New York. Sì. New York non matcha perché è una città che non l'ho messo, sì. Non era una fonte. Sì. Hai accennato al fatto che ci sono dei log su una dashboard dove posso vedere il non match, sì. Dove l'utente può vedere. Il trigger del bot. Ok. Possibilità magari del prodotto più avanti di fornire delle API, dove io ho dove il bot stesso che vede che l'intento è quello, quindi comunque so che l'intento è il viaggio, New York non matcha, ma tramite API dico vai a aggiornare l'intento con New York, magari con uno status check, così da ridurre il lavoro da backend dell'utente. Sì. Così non so che devo andare a inserire magari quelle 50 casistiche che non sono gestite, ma il bot viene buttato il check bot. Sì, si può fare con le API, lo puoi impostare. Il consiglio in generale è già un servizio attivo. Con le API tu puoi decidere di fare il training, di mandare i dati che vuoi, quindi puoi creartelo già tu questo sistema. Il consiglio è non andare, cioè monitorarlo, perché è un supervised. Se l'utente dice voglio andare a casa, lui casa dal contesto capisce che è la destinazione, però tu in realtà vuoi solo città. La slide quella dei pro e contro. Sì. No.
dici all rights on your data, sì. Cosa intendi? Beh, se guardi per esempio le terms and conditions di Wit.ai, c'è scritto chiaramente, allora la proprietà resta tua, ma tutti i customer data, quindi tutto il testo che mi mandi, io Wit.ai ha i diritti di fare tutto quello che vuole, redistribuirli, pubblicarli, darci tutto quello che vuole. Quindi tutti i dati che gli mandi, loro hanno qualsiasi diritto sopra. Invece per voi siete separati dal tutto il resto. Sì, sì, c'è un concetto di privacy. Oltretutto tutti questi servizi non sono compliant con l'US EU Safe Harbor, quindi mandano i dati in chiaro in America. Quindi se qualsiasi servizio che ha bisogno di rispettare la privacy della comunità europea, questi non lo rispettano. E noi abbiamo un focus per tutto ciò che è enterprise e ha bisogno di livelli di servizio maggiore. Altre domande? Il vostro sistema di apprendimento attraverso quella modalità, in cosa consiste? Se si può descrivere cosa c'è alla base? Ci sono degli algoritmi di intelligenza artificiale che generalizzano. Ma ci sono delle reti neurali, cioè in cosa consiste questo tipo usiamo di... Usiamo deep learning e usiamo anche altre tecnologie, perché lo stack ha diverse parti. Quindi in realtà non è descrivibile con una sola tecnologia, è una serie di... Sì, è una pipeline di tecnologie.